Valentina era contenta. Era contenta perché la collina per un bambino è come il paradiso. Ci sono campi, sta in campagna, animali e tutto. E poi perché Riccardo le voleva bene, lei sentiva questa cosa, le piaceva molto, perché Riccardo era un omone grosso, no? Con queste mani grandi che quando te le metteva sulla schiena ti sentivi a casa, ti sentivi una persona per la prima volta nella tua vita, ecco. All'epoca Riccardo ne salvò tanti, tanti ragazzi, sì. C'è una cosa della collina che è importante, io non so perché, ma noi persone che siamo state lì, che usciamo da lì, alla fine finiamo sempre per parlare della collina. Perché è come se il posto e il tempo si fosse fermato. È come l'eroina. Quando ti fai d'eroina non hai più tempo. Con la differenza che quando ti fai d'eroina prendi calci nel culo. Invece in collina, oh, venivamo trattati come persone. Vedevo mia figlia e dicevo, devo fare qualcosa per lei. È arrivata l'occasione. L'occasione è quando il cuoco fuggì, perché ogni tanto lì qualcuno non sopportava, insomma, più la reclusione, se vogliamo chiamarla, usciva, scappava, e noi andavamo a riprenderlo. E io sono andato a riprendere il cuoco. L'abbiamo ripreso e Riccardo aveva capito che l'Ennio de San Babila era tornato e mi ha detto, oh, da oggi sei tu il mio autista. Meraviglioso. Cioè, da che non contavo un cazzo, a un certo punto ero numero uno dopo Riccardo, capito? Tutti gli altri facevano un lavoro di merda, io no. Io potevo garantire a mia figlia un futuro, potevo garantire a mia figlia quello che non avevo avuto io, che non avevo avuto Barbara, la mamma. Cioè, la vita di piazza, di strada, dove ti fai d'eroina dalla mattina alla sera e dove muori. Non volevo che mia figlia crescesse nella guerra degli anni 70, ecco. E ce l'ho fatta.